Ma nel Gioabua prosegue la marcia di avvicinamento alla stagione che conta, alla Coppa Italia, al campionato. Soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi? Sì, siamo soddisfatti perché stiamo facendo 3 settimane intense di preparazione che sono molto tosti, diciamo, però ci stiamo preparando al meglio. Che ambiente hai trovato? No, ho trovato un ambiente affettuoso, siamo un bel gruppo, molti giovani, quindi è un bel gruppo, cioè, ci sta bene, dai. Alberto Colombo, il tecnico del Pescara, pretende molto da voi giocatori, insomma, com'è stato l'approccio con l'allenatore? No, approccio bello perché pretende tanta corsa, anche gioco, bel gioco vuole, quindi diciamo che punta un bel gioco che non si trova sempre. Siamo ad agosto, è tempo di amichevoli, però si avvicina il campionato. Insomma, secondo te in questo momento qual è la percentuale di forma del Pescara? Diciamo che siamo anche a una buona percentuale perché, come ho detto, in allenamento stiamo lavorando molto, quindi stiamo anche abbastanza bene. Diciamo 70% ci siamo, dai. Tra poco saremo al 100%. Obiettivi ambiziosi per il Pescara, non potrebbe essere diversamente. Si punta a provare a vincere questo campionato. Non sarà semplice, ma Pescara non ha alternative. Ovviamente non sarà semplice con le squadre che ci sono, però noi punteremo a fare il massimo perché penso che siamo un bel gruppo e ce la potremo fare. Arrivi in un ambiente caldo, una tifoseria che pretende molto dalla squadra, un po' delusa dall'ultima stagione. Cosa sai, cosa conosci di Pescara, cosa ti hanno detto? Diciamo che sì, è un bel ambiente, ce l'hanno fatto vedere anche i tifosi al ritiro che sono venuti su, quindi mi ha fatto un bel piacere. Sono molto caldi, ci hanno chiesto di dare il massimo e sudare sempre per la maglia e lo faremo sempre. Tu sei reduce da un campionato di Serie B con il Perugia, per te è stato un problema, è un problema ripartire dalla Serie C? No, diciamo che quando c'è stata questa opportunità di partire dal basso non ho detto di no perché alla fine volevo mettermi in mostra, quindi speriamo che vada bene quest'anno e poi vedremo. Metterti in mostra, c'è tanta concorrenza lì in mezzo, insomma ci sarà da lottare settimana dopo settimana per guadagnare una maglia da titolare. Sì, ho trovato anche compagni forti come Luca Mora, esperienza, però sì, ce la giocheremo tutti insieme verso l'unico obiettivo.